Tecnicamente si chiama cavallo di ritorno e si intende quando ti rubano un oggetto di valore, spesso al sud si verifica per le automobili, e poi gli stessi ladri ti chiamano per estorcerti una somma di denaro per poter riavere indietro l'oggetto rubato. Praticamente un ricatto bello e buono. Un italiano sessantenne senza fissa dimora è stato arrestato nella tarda serata di ieri per tentata estorsione dai carabinieri, per aver cercato di spillare 100 euro alla proprietaria di uno smartphone di marca per poterlo restituire dopo che la somma gli fosse stata versata su una carta di credito ricaricabile. Il telefonino era stato smarrito nei pressi della stazione ferroviaria da una ragazza torinese di 24 anni che aveva passato alcuni giorni di vacanza a Pesaro. La madre della ragazza è stata contattata dal sessantenne dicendo che era in possesso del telefono della figlia quando ancora si trovava in stazione, ma dopo la bella notizia del ritrovamento del costoso cellulare gli ha rifilato la richiesta della cauzione dei 100 euro per poterlo restituire. Passare dalla gioia per il ritrovamento alla rabbia per il tentativo di estorsione, il passo è stato breve per la donna e allora ha avvertito subito i carabinieri del comando di Pesaro, che si sono subito recati in stazione ferroviaria ed ha ciuffato, dopo qualche breve indagine sul posto, il ricattatore, per il quale si sono aperte le porte del carcere di Villa Fastici.